Ciao ragazzi, ciao ragazze! Iniziamo oggi un percorso affascinante nella narrativa di fantascienza. Le lezioni che vedremo insieme sono diverse, alcune ci serviranno ad entrare in contatto proprio con gli elementi chiave di questo genere letterario per poter comprendere e interpretare davvero la fantascienza, ed altre, come vedete dall'elenco delle lezioni che avete qua di fronte, ci serviranno per rafforzare le nostre buone abitudini di lettore e lettrice e sostenere la nostra comunità di lettura. La prima lezione che andiamo a vedere è Esplora la definizione. Infatti, un modo per avvicinarsi all'essenza di un genere letterario è quella di partire dalla lettura delle definizioni che di esso ci forniscono i maggiori esperti in materia. Non sempre, però, queste definizioni sono di immediata comprensione per chi quel genere non lo bazzica, lo ha frequentato poco. Allora, nella prima lezione appunto di questo percorso, andiamo a vedere cosa faremo. Innanzitutto, sperimenteremo una strategia per la lettura di non fiction, di testi informativi, per andare a comprendere davvero la definizione di fantascienza, in questo caso. Nella seconda parte, invece, riflettendo a partire dalla definizione, scopriremo quanto la fantascienza è in relazione con il mondo in cui viviamo. Quale strategia vi propongo quindi oggi come strategia di lettura utilissima in tantissime situazioni, ma che noi oggi applicheremo alla definizione di fantascienza? Per prima cosa leggiamo il testo e mettiamo in evidenza parole o concetti che ci sembrano centrali, chiedendoci cosa ci fa ritenere che possano essere tali. Secondo passaggio, rileggiamola quella definizione o quel testo e chiediamoci: qualcosa non è chiaro? Quali domande ci possiamo porre? Passaggio ulteriore, proviamo a risolvere eventuali dubbi con strategie o strumenti che già padroneggiamo. Quindi, per essere sicuri di aver compreso quello che abbiamo letto, proviamo a riformularlo a parole nostre per verificare poi se i concetti ci sembrano chiari. Se ci restano ancora dubbi in sospeso, sicuramente la domanda che ci possiamo porre è: come possiamo chiarirli? Se stiamo affrontando la lettura di una definizione o di una spiegazione, come faremo dopo? Possiamo fare un'ulteriore prova per verificare di aver compreso, formulare degli esempi a partire da quella definizione. Vi faccio adesso vedere un esempio di applicazione della strategia. Prima di tutto vediamo la definizione di fantascienza che dà Suvin e poi vedremo come un lettore esperto ha applicato questa strategia proprio a quella definizione. Una narrazione di fantascienza è una finzione in cui l'elemento o aspetto di fantascienza, il novum, è egemonico, cioè così centrale e significativo da determinare l'intera logica narrativa, o almeno la logica narrativa prevalente. Vediamo come ha applicato la strategia un lettore esperto. Abbiamo detto prima si è soffermarsi su parole e espressioni chiave. E quindi cosa ha scritto, come ha ragionato? Potrebbero essere parole chiave finzione e novum. Entrambe sono contenute in affermazioni e soprattutto il novum è messo tra due virgolette per evidenziarlo. Cosa non è chiaro? Questo lettore si è chiesto cosa vuol dire egemonico, in che senso il novum è egemonico? Inoltre cos'è il novum? Non mi sembra che qui lo spieghi chiaramente. Quali dubbi posso risolvere? Utilizzando le strategie che questo lettore già conosceva, dice: so che egemonico deriva da egemonia, che significa autorità, potere, comando. Riferendomi alla sua etimologia, noto che l'aggettivo significa prima di tutto portare avanti, guidare, condurre. Novum invece mi fa pensare a nuovo, novità. Quindi il lettore esperto ha provato a riformulare.
L'elemento chiave di una narrazione di fantascienza, quello che comanda su tutta la storia, la logica narrativa, è il novum. Restavano domande a questo lettore? Eh sì, non ho ancora capito in cosa consiste il novum e in che senso potrebbe essere una novità. Tocca a voi adesso applicare la stessa strategia a partire dalla lettura della definizione di fantascienza che ne danno Giulia Abbate e Franco Ricciardello. Leggiamola insieme. L'elemento che da solo è sia necessario che sufficiente alla fantascienza è la traslazione, ovvero lo spostamento, la metafora, l'allegoria di un problema reale, filosofico, scientifico, esistenziale, sociale, umano, contemporaneo in chiave critica. Detto in termini più immediati, la fantascienza usa elementi di fantasia per puntare l'attenzione su aspetti critici della realtà, ritenuti problematici dall'autore o dall'autrice. Questi elementi vengono drammatizzati nelle loro più controverse implicazioni mediante lo spostamento o traslazione. Dopo aver applicato la strategia, avete 5-6 minuti di tempo, insieme ai vostri compagni e compagne, provate a mettere a confronto le due definizioni e a integrarle tra di loro. Potrete poi così formulare delle ipotesi sul concetto di novum. Cosa pensate che sia? Questo fondamentalmente è un po' anche un video di riepilogo, no? Di quello che abbiamo fatto. Quindi spoilerò subito perché vi do la definizione di novum che avreste dovuto trovare in classe. Eccola qua. Quando in fantascienza si parla di novum, ci si riferisce a quegli elementi scientificamente plausibili che derivano dall'estremizzazione di aspetti caratteristici a volte controversi della società in cui quella narrazione è prodotta. Nella strategia dicevamo che dovevate verificare poi di aver compreso, provando a fare degli esempi di novum. Andiamo a vederne uno e poi provate voi a pensare ad altri esempi, appunto. Esempio: l'aumento o la diminuzione drastica delle temperature sulla Terra potrebbe portare l'umanità a vivere in un mondo sotterraneo. Io vi ho messo delle immagini che vi possono aiutare a individuare degli altri novum, però sono sicura che voi avrete molta immaginazione, soprattutto perché abbiamo fatto anche un percorso sul testo argomentativo e avete riflettuto su quelli che sono gli aspetti controversi del nostro mondo e sull'idea di mondo che voi avete, sulla visione del mondo. Quindi portate all'estremo questi aspetti controversi che avete individuato o che state per individuare e provate a elencare almeno un paio di novum. Da ora in avanti, però, ogni volta che leggete un racconto di fantascienza, non dimenticatevi di individuare il novum da cui tutta la narrazione dipende. È fondamentale per poterlo comprendere e interpretare. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta, in cui andremo a vedere la seconda lezione di questo percorso, che è incentrata sul rapporto tra novum e conflitto. Allora, a presto e buona lettura!